Ok, sarò onesto, c'è da dire che non era facile indovinare Metamorphic Force, ma in tantissimi avete dato la risposta corretta. Bravi, c'è solo un vincitore però. Complimenti, ma la sfida continua. Chi di voi riconosce questo gioco? Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli mai usciti. Oggi faremo una bella ricognizione storica su uno dei progetti più importanti mai ideati da Shigeru Miyamoto, che purtroppo non ha mai visto la luce. Super Mario 128. Dietro a questo nome si nasconde una storia complicatissima, che coinvolge più e più concept affiorati nel corso di 10 lunghi anni, ma che non hanno trovato una realizzazione concreta, ma almeno in un unico contenitore. Oggi quindi cercheremo di fare chiarezza su uno dei più grandi misteri targati Nintendo. Questa è la storia di Super Mario 128, ma prima di iniziare, mi raccomando, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram e Telegram. Se poi volete darmi una mano gigantesca, potete diventare Leporeon. Abbonandovi al mio Patreon, in cambio di un piccolo contributo mensile, avrete accesso a contenuti esclusivi come bloopers, dietro le quinte e live poracce. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! La prima e unica apparizione del progetto Super Mario 128 risale allo Space World del 2000. Si trattava di una fiera a cadenza annuale in cui Nintendo mostrava tutte le novità in ambito gaming su cui stava lavorando, una sorta di E3 fatto su misura per le produzioni della grande N. Il progetto però aveva iniziato a ronzare nella testa di Miyamoto già a partire dal lontano 1996. La prima volta che compare il nome di Super Mario 128 risale al 1997, quando durante un'intervista sulle pagine di Nintendo Power, Shigeru Miyamoto, rispondendo ad alcune domande riguardanti lo sviluppo di Star Fox 64 e ipotizzando dove lo avrebbe portato un approccio al game design che tende a incorporare sempre nuove idee, lo sviluppatore dichiarò che il successivo titolo di Mario avrebbe potuto riportare proprio quel nome. In realtà l'idea di un seguito diretto di Super Mario 64 era una sorta di ossessione del game director, che lo accompagnava già dal momento in cui aveva chiuso i lavori sul platform in 3D. A causa dello scarso tempo a disposizione e dell'incapacità di sfruttare appieno le workstation di Silicon Graphics su cui si basava l'hardware del Nintendo 64, Miyamoto sentiva di aver confezionato un titolo imperfetto, capace di sfruttare solo il 60% delle potenzialità della console. Durante un'intervista rilasciata alle 3 del 1996, Miyamoto dichiarò, con un chiaro eccesso di ottimismo, che non solo Super Mario 64 2 era già in lavorazione, ma che il titolo sarebbe stato pronto entro un anno, al massimo un anno e mezzo. Il progetto era parecchio ambizioso. Non solo Super Mario 64 avrebbe sfruttato tutte le conoscenze acquisite durante lo sviluppo di Ocarina of Time, ma inoltre avrebbe sfruttato tutte le potenzialità del 64DD, una periferica per il Nintendo 64 che aggiungeva importanti feature come il supporto a dei dischi riscrivibili e la connessione ad internet. Uno degli obiettivi principali di Miyamoto era quello di reintrodurre Luigi all'interno del nuovo titolo, visto che, come sappiamo, la modalità multigiocatore era stata scartata da Super Mario 64 a pochi mesi dalla pubblicazione del gioco. Ben presto, però, si aggiunsero nuovi elementi, come una coop a 4 giocatori, la reintroduzione di Yoshi e una grafica più matura. Più di un semplice sequel, dunque, Super Mario 64 2 si trasformò ben presto in un progetto estremamente ambizioso, un gioco che puntava ancora una volta a riscrivere le regole del game design. E proprio per questo motivo, dal 1997 al 2000 non solo il titolo non si mostrerà mai in video, ma quando interrogato sull'argomento Miyamoto risponderà sempre in modo confuso e poco chiaro, facendo alludere a uno sviluppo bloccato nelle fasi preliminari di concepimento. Super Mario 64 2 avrebbe reintrodotto l'idea originale del multiplayer di Super Mario 64, ma l'idea era anche quella di stravolgere anche l'esperienza in giocatore singolo, proponendo un gameplay incentrato sulla possibilità di utilizzare in contemporanea i due fratelli Mario. Miyamoto però non approfondì mai nel dettaglio come questo concept sarebbe stato realizzato e con il passare degli anni e con l'abbandono del 64DD che si rivelò un vero flop in Giappone, era chiaro che il progetto era in stallo e lo stesso director
passò ben presto dal raccontare agli intervistatori che sulla sua scrivania di lavoro era presente un prototipo funzionante che mostrava Mario e Luigi in azione, a dichiarazioni molto più incerte, fino ad ammettere che probabilmente il titolo sarebbe slittato sul nuovo hardware, visto che le priorità del suo team erano altre. Quindi siamo agli albori del nuovo millennio e a parte le promesse di Miyamoto, i giocatori avevano tra le mani ben poco. Ma nel 2000 l'azienda di Kyoto era pronta a presentare la sua nuova console e la lineup che avrebbe accompagnato il lancio, e l'intenzione era quella di mozzare il fiato di tutti i fan. Per questo lo Space World del 2000 verrà ricordato come uno dei momenti più epici di sempre. Non solo furono svelati per la prima volta titoli del calibro di Luigi's Mansion, Mario Kart Double Dash, Super Smash Bros. Melee e Metroid Prime, ma furono date in pasto al pubblico anche due demo tecniche che vedevano protagonisti i franchise più importanti di Nintendo. La prima, conosciuta come Zelda 128, mostrava uno scontro iper realistico tra Link e Ganondorf, una dimostrazione dalle tinte cupe e dark in grado di stregare il pubblico, e che per questo rappresentò la causa principale dell'iniziale ricezione negativa di Wind Waker. L'altra invece era il famigerato filmato intitolato Super Mario 128. La demo però si allontanava di netto da quanto raccontato fino a quel momento da Miyamoto, e diretta da Yoshiaki Koizumi, assistente di Miyamoto dai tempi di Super Mario 64, metteva in mostra un piano circolare in cui ben 128 Mario si rincorrevano e si spingevano, scatenando il caos più totale. Il terreno poi iniziava a muoversi e a deformarsi in tempo reale, fino ad assumere la forma di una pizza per poi esplodere. Sebbene fosse chiara la natura della demo, pensata per mettere in mostra le capacità dell'appena presentato GameCube, Miyamoto rassicurò i fan che quanto visto nella demo era il frutto dello sviluppo continuo di Super Mario 128, titolo che avrebbe visto la luce in un non meglio precisato futuro. Ma è qui che le cose si fanno complicate, perché il seguente Mario in 3D fu Sunshine, titolo che non aveva nulla a spartire né con Super Mario 64 né con quanto visto nella demo dello Space World del 2000. Cosa era successo di preciso? Sunshine era in realtà il frutto di un team non gestito direttamente da Miyamoto, ma da Koizumi, che per la prima volta ricopriva il ruolo di game director. Miyamoto invece continuava ad esplorare le potenzialità di Super Mario 128, tanto da ammettere di essere passato a supervisionare ben due progetti simultaneamente. Il seguito di Super Mario 64 e un titolo che avrebbe espanso quanto mostrato nella demo dei 128 Mario. A questo punto però sul progetto cala di nuovo il silenzio più totale, interrotto soltanto dalle dichiarazioni di Miyamoto che si fanno sempre più altisonanti. Nel 2003 il game designer dichiarerà che la mancata presenza di Super Mario 128 alle 3 di quell'anno era dettata dalla natura così rivoluzionaria del titolo che solo mostrandolo avrebbe rischiato di farsi rubare le idee dalla concorrenza e che quindi era ancora troppo presto per svelare la sua creatura. Nel 2004 però il progetto continuò a deludere qualsiasi apparizione pubblica e nel 2005, rispondendo alle domande di un giornalista di Wired, Miyamoto confermò che il progetto, ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, sarebbe passato direttamente su un nuovo hardware, la Wii, allora conosciuta ancora col suo nome in codice Revolution. Insomma, era chiaro che passati 8 anni dall'ultima volta in cui Miyamoto aveva rivestito il ruolo di game director, questi si ritrovava in uno stallo creativo non indifferente e lentamente stava perdendo interesse nel titolo. Super Mario 128 diventava sempre più un progetto distante dalle priorità di Miyamoto, che preferiva occuparsi di produzioni come Twilight Princess, Wii Sports e Super Paper Mario in quanto produttore esecutivo. Prima del definitivo abbandono del progetto, che avverrà nel 2007, ci sarà però un colpo di coda non indifferente, e a salvare la situazione ci penserà il buon Koizumi, che dopo l'esperienza maturata su Sunshine era pronto a ritornare a lavorare su un nuovo Mario in tre dimensioni. Se Miyamoto aveva quindi affermato di star lavorando su due progetti in contemporanea, il seguito di Super Mario 64 e il titolo nato dalla demo tecnica dei 128 Mario, Koizumi mise su un nuovo team e finalizzò il primo concept iniziale di Super Mario Galaxy, che riportava la demo tecnica su un ambiente sferico. Dopo 3 mesi di lavorazione presentò una prima demo a Miyamoto,
che, convinto dall'ambientazione a tema spaziale che Koizumi voleva dare al titolo, affidò la lavorazione al director, che ebbe carta bianca nel confezionare quello che forse è considerato uno dei migliori platform in tre dimensioni di sempre. Per quanto riguarda il seguito di Super Mario 64, invece, fu dichiarato ufficialmente morto nel 2007, quando Miyamoto, una volta per tutte, mise la parola fine sulle speculazioni riguardanti Mario 128. Alla fine di una conferenza tenutasi durante la GDC del 2007, Miyamoto affermò con durezza che il seguito diretto di Super Mario 64, annunciato 10 anni prima, e che nelle intenzioni iniziali del designer si sarebbe concluso in meno di 2 anni di lavorazione, era sempre stato poco più di un concept, e che le sue idee erano sopravvissute in altri 2 titoli. Pikmin aveva ereditato il concept del centinaio di unità presenti su schermo, mentre Super Mario Galaxy ne aveva assorbito lo stage design. La verità probabilmente è molto più complessa di così, ed è chiaro che, sebbene non sia diventato mai nulla di più di un prototipo, sono tantissime le parti di Super Mario 128 che hanno trovato una nuova sistemazione nelle produzioni Nintendo. La presenza di Luigi, ad esempio, è stata ereditata direttamente nel remake di Super Mario 64 apparso su DS, mentre concept come quello del multiplayer a più giocatori sono stati utilizzati come base per la creazione di Super Mario 3D World, così come lo switch in tempo reale tra più personaggi giocabili ha visto la sua realizzazione in Pikmin 2. Dal 2007 Miyamoto non ha più parlato del progetto, né gli sono state più rivolte domande a riguardo. È chiaro che il seguito di Super Mario 64 non vedrà mai la luce, e tanto Nintendo quanto i giocatori sono andati ormai oltre. Rimane comunque un dato di fatto: quella di Mario 128 rimane una delle storie più affascinanti di tutta la costellazione Nintendo, un titolo che ha saputo stregare un'intera generazione di videogiocatori senza mai essersi mostrato al pubblico, se non attraverso quella che verrà ricordata come una demo leggendaria. Chissà quanto di questo progetto sopravvive ancora oggi in produzioni del calibro di Super Mario Odyssey, e chissà cosa aveva partorito Miyamoto in quel prototipo di Super Mario 64-2 che non abbandonò mai la sua scrivania. Poracci, questo era tutto per oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato parecchio difficile da realizzare, ma anche molto divertente. Mi raccomando, come al solito, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa storia e magari se già la conoscevate. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro 64, Michele 2, 128, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico canale... Sì.